Bentrovati, ritorniamo su una pagina di Vangelo che potremmo dire qualifica, dà la tonalità, dà il significato a tutto il Vangelo di Luca. Sentiremo le tre parabole della misericordia in questa domenica. Tre parabole che sono impegnative perché ci ricordano che innanzitutto dobbiamo fare i conti con l'amore di Dio. E fare i conti con l'amore di Dio non è solo cogliere quello che può essere un giudizio in negativo a causa delle nostre manchevolezze. Fare i conti con l'amore di Dio vuol dire trovare tutto quello che mi permette di vivere oggi. Ascoltiamo con gusto queste tre parabole che ci vengono offerte e che ci indicano chi è Dio per noi, chi siamo noi per Lui. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormorarono dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle. Va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e verso te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e glielo mandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché l'ho riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose al padre:
Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Eccoci allora. Qui l'imbarazzo è proprio quello di concentrarci in questo poco spazio su quello che può servirci maggiormente. Ecco, io vorrei ritornare su una parola: misericordia. È una parola che sentiamo frequentemente ridondare anche nell'insegnamento del Romano Pontefice, è una parola che ritorna frequentemente nei Vangeli. È una parola, potremmo dire, che fa da sintesi anche a tutte le scritture. Misericordia vuol dire quella caratteristica di Dio per cui Lui diventa grande ai nostri occhi e dobbiamo temerlo. Temerlo non nel senso di avere paura, ma nel senso che il non arrivare a cogliere la sua misericordia significa sprecare la nostra vita. Ecco, non si tratta tanto di credere in Dio, di avere fiducia in Lui. Si tratta di riconoscere che Lui mi vuole bene così come sono, che il Signore si fida di me, che il Signore conta su di me, che il Signore aspetta proprio me. Ah, ma io sono pieno di tante manchevolezze. Benissimo. Se sei come il figlio minore, sappi che il padre ti attende guardando da lontano, che tu faccia dei passi per ritornare a lui. Se sei come il figlio maggiore, sappi che il padre continua ad abbracciarti con la sua misericordia, con la sua bontà, con la sua grazia, proprio perché ti sceglie, ti vuole bene, anche se tu hai le tue impuntature, anche se tu hai i tuoi capricci, anche se tu hai le tue rimostranze. Ecco allora la misericordia. È ciò su cui dobbiamo andare a fondare la nostra vita. La nostra vita si realizza non perché facciamo del bene, non perché siamo bravi, non perché siamo senza peccato, ma perché tendiamo alla misericordia, ad essere espressione della misericordia. Non a caso il Vangelo di Matteo, riportandoci le 8 beatitudini, ribadisce la stessa parola, lo stesso atteggiamento, proprio in quella che riguarda la misericordia. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Allora, dietro questa parola ci sta tutto il disegno salvifico di Dio. Ci sta il fatto che il Signore è sempre più preoccupato di salvarci che non di condannarci. Chiediamo allora a Gesù di aprirci con Lui all'amore del Padre. Quell'amore che Lui ci rivela sia quando siamo figli prodighi, sia quando siamo figli maggiori, un po' pretenziosi, un po' egoisti, diciamolo pure. Gesù ci aiuti a scoprire l'amore, la bontà di Dio nella nostra vita. Buon cammino, buona settimana. Thank you.
Thank you.